Il modo per fare chiarezza è leggersi le carte, basterebbe questo per capire un pochettino com'è andata la vicenda dei 3.750.000 che si è sollevata in questi giorni e che ha voluto sollevare anche il presidente Schifani. Difatti le carte, che sono consultabili in maniera inequivocabile, dicono che la procedura parte il 20 ottobre e quindi quando la regione fa la richiesta alla società francese per poter, se vuole, rifare l'evento per il 2023 e se sussistono anche i criteri dell'esclusività, la società risponde a fine ottobre, contestualmente sempre i primi di novembre arriva la richiesta e l'offerta economica da parte della società che si conclude con la verbalizzazione della riunione fatta via Zoom tra la regione e la società Absolut e questo avviene l'11 novembre. Tra il 20 ottobre e l'11 novembre, io ero già dimesso il 13 ottobre, Scarpinato, l'assessore attuale, interviene ed entra in carica il 16 novembre e quindi si comprende che né io né lui eravamo assessori e abbiamo potuto seguire questa vicenda. L'assessorato in quel momento era retto ad interim dal presidente della regione Renato Schifani, che come tutti gli assessorati aveva anche quello al turismo. Quindi ci stupiamo noi che lui chieda a Scarpinato, che non era assessore, dell'evoluzione di questa vicenda, dato che doveva essere eventualmente lui a controllarla. Fermo restando che siamo sempre convinti che l'evento di Cannes sia un evento fatto in regola, che sia un evento straordinario, che sia un evento che porta utilità senza se e senza ma alla Sicilia. Quindi non entriamo nel merito della bontà dell'evento, di cui siamo convinti, ma della procedura che si vuole scaricare su Scarpinato, quando Scarpinato di fatto non ha mai fatto nulla. Tutta la documentazione parla chiaro. Ora, chi vuole rimescolare nel torbido lo può fare per qualsiasi cosa. Su questa vicenda non c'è cosa rimescolare, perché le carte sono assolutamente allineate. Questo famoso parere che nessuno ha visto dell'avvocato capo della regione, giusto per ricordarlo, non è la Cassazione, non è una sentenza, è un parere di un dirigente che contrasta, anche in questo caso in maniera preponderante, con il parere di tre dirigenti. Due direttori generali e un dirigente di servizio. Quindi, secondo quale criterio ha ragione un dirigente e tre hanno torto? Cioè, anche qui si vuole necessariamente far capire chissà cosa c'è sotto perché c'è il parere dell'avvocato capo. No, l'avvocato capo si occupa dell'ufficio legislativo, che è una cosa completamente diversa rispetto all'avvocatura di Stato. È un dirigente generale e come direttore generale ha la stessa qualifica dei due direttori generali che danno il parere contrario rispetto a quello che dice Bologna. Per cui anche su questo c'è assolutamente diversità di veduta e si vuole rimescolare nel torbido. Basta guardare le carte.